Un saluto a tutti qui da Ugo Pippo, siamo di nuovo alle prese con il nostro device Android, perché oggi volevo portarvi all'attenzione di un'applicazione fantastica trovata nel Play Store. Si tratta di Canix Play, si tratta di un'applicazione per vedere film e serie TV in italiano e questo è disponibile solo su Android. Se avete anche una Fire Stick che è collegata al TV Android potete tranquillamente vedere i contenuti di Canix Play. Adesso vediamo come installarlo sul nostro smartphone Android. Allora, per prima cosa recchiamoci qua nel Play Store, quindi andiamo a cercare applicazione, vi faccio vedere un po' più riavvicinato, Canix Play, eccola qua. Si tratta di questa farina qua, adesso ve lo faccio vedere molto più chiaro, eccola qua. Noi andiamo ad installare, ci vorrà veramente poco perché prende poco spazio, 13 mega. Attendiamo l'installazione e andiamo ad aprire. Eccoci qua, all'inizio voi vi ritroverete con i termini e condizioni. Accettiamo le condizioni, ecco, noi siamo arrivati qua, andiamo avanti. Qua vi farà vedere più o meno come funziona, che potete guardarlo col cellulare, col tablet, con laptop, col TV, qualsiasi cosa. Guardiamo più tardi gli altri contenuti, andiamo avanti, skippiamo. Qua ci sarà delle attenzioni, qua consentiamo, io consento solamente quando utilizzo l'app, eccola qua. Allora, in questo caso dobbiamo crearci un account, difatti abbiamo o registrati o accedi, quindi in questo caso noi ci dobbiamo registrare. Io seleziono un account dal mio Google, praticamente sarà la mia mail di Google, vado a selezionarlo. Se voi non ce l'avete dovete fare una registrazione, ma in questo caso vi apparirà anche a voi l'account, quindi cliccate l'account e fate ok. Ok, una volta che avete inserito la vostra mail e password vi troverete davanti a questo, configurazione bot mode. Io non sapendo né leggere né scrivere, io utilizzo configurazione di default, perché le altre non so, sinceramente non so a che cosa servino, quindi noi andiamo a fare configurazione default che sarà la prima e subito partirà la nostra applicazione. Dopo che avrà caricato i contenuti vi troverete davanti a tutti i contenuti, film che potete vedere, quindi ci ritroviamo dei film anche abbastanza recenti come il Joker. Possiamo andare a selezionare le categorie, adesso vi faccio vedere, come anime, animazione, avventura, azione, non so, commedie, potete vedere qualsiasi contenuto che è riportato qui. Se volete cercare qualcosa in particolare andate sulla lente di ingrandimento, cercate un film o una serie che vi piace e lo guardate. Allora, facciamo un esempio, io nel caso voglio andare a vedere, non lo so, proviamo Inception, è già di qualche anno, ci ritroviamo così, ci ritroviamo questa interfaccia con il relativo trailer, il riproduci e qua sotto la descrizione e anche la qualità del video. Noi semplicemente andiamo a fare riproduci, selezioniamo la qualità del video e diamo l'ok. Lui cosa farà? Partirà immediatamente, quasi immediatamente, dipende dalla vostra connessione. E devo dire che l'audio e video sono veramente veramente di ottima qualità. Ok, è ripartito, ci è voluto qualche secondo per caricare perché comunque era in HD. Io posso andare avanti con il doppio tap come funziona su YouTube. Eccoci qua, infatti possiamo vedere tutto il film. Andiamo avanti, non ve lo faccio vedere sennò ci saremo qui 2 ore e mezza e farete solo bene a me, non a voi. Comunque stoppiamo, perfetto. Adesso vogliamo tornare indietro e possiamo scegliere qualsiasi altro contenuto. Che dire, questa è un'applicazione legale trovata nel Play Store e quindi possiamo tranquillamente scaricarlo e usufruire di tutti i servizi. Quindi io vi lascio a questa applicazione, vi lascio alla buona visione di tutti i contenuti che volete in maniera gratuita e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Mi raccomando, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale
qui sotto lo trovate, iscriviti, non costa nulla e mi aiuterete ad andare avanti col canale. Quindi vi auguro buona visione e alla prossima, ciao!